The Italian Trade Commission organized and hosted at its New York City headquarters the conference USA, La sfida lombarda per competere, le opportunità di sviluppo e di investimento nel mercato statunitense. The Consulate General of Italy in New York and the Italian Embassy in Washington co-sponsored the event aimed at offering to the representatives of the 16 Lombardy companies involved the opportunity to meet valid counterparts in different cities of Canada and the US during meetings organized by the ITC network and to explore real possibilities of establishing business relationships with them or of proceeding with direct or indirect investments in the sectors of interest: aerospace, renewable energies, machinery, and home furnishing. The Consul General of Italy in New York, Francesco Maria Talò, believes that the number of Italian investors in the US will grow. Well, we think that the Italian presence in America at large is something which has large room for improvement. And certainly important companies in a sector of high technologies where Lombardy is very strong can play a major role. Agnello Musella, director of the Italian Trade Commission North America, foresees a second mission of the kind involving Italian companies at a national level. Ma dopo la Lombardia si prevedono organizzazioni di missioni settoriali a livello nazionale, quindi questo è sicuramente un progetto su cui insieme con l'ambasciata, l'ICE, il consolato generale qui a New York, ma soprattutto con i vari partner italiani, quindi la Confindustria a livello nazionale, per realizzare una missione di sistema che abbia un respiro più ampio. Guido Guidesi, from the regional government of Lombardy, dwelt on the productive and creative nature of Lombardy entrepreneurs. Il progetto nasce prevalentemente da una questione identitaria, che è quella che la regione Lombardia è uno dei siti produttivi più capaci al mondo. Questa ricchezza noi la dobbiamo soprattutto ai nostri imprenditori, che attraverso la loro progettualità e la loro passione nel lavoro che fanno quotidianamente riescono a creare prodotti di grandissima qualità e prodotti che oggi all'estero ci vedono come un'immagine di qualità e di redditività nel lavoro che quotidianamente si fa. Consul General of Italy Talò focused on the industrial progress witnessed by the region of Lombardy. Well, Italy is certainly a country where we have a great sector of small and middle-sized enterprises, and this happens especially in Lombardy. Lombardy, which is one of the most advanced industrial regions in Europe, this experiment can be followed by others with different regions of Italy. But certainly it makes sense to start with Lombardy. Agnello Musella and Adriana Sartor Cremaschi from Confindustria Lombardy stressed how Made in Italy can be competitive even in sectors for which it is not traditionally well known. Ma il nostro obiettivo ultimo con questo progetto è quello di riuscire a portare più aziende italiane nei settori a tecnologia avanzata. Quindi non a caso abbiamo come settori le energie rinnovabili, la meccanica strumentale, l'aerospazio, che sono settori che tradizionalmente non vengono considerati come parte integrante del Made in Italy. Non dimentichiamo che l'Italia fa la parte del leone nell'export della meccanica, quindi ci è sembrato un momento di vitale, anche innovativo se vogliamo, dopo tanti mercati low cost, ci è sembrato una costruzione di un mercato come quello americano, così importante, numero uno al mondo, fare proprio un approccio che fosse un approccio molto mirato. For Christopher Clement, international investment specialist for Invest in America, it is strategically reasonable for Italian entrepreneurs to invest in the U.S. Italy and the U.S. are both very mature, developed economies. So when Italian firms are looking abroad, in manufacturing, for instance, they are usually looking for high-quality manufacturing, which is only available in Europe or the United States or certain parts of China
and Japan. So it's actually, if you look at it from a sector by sector perspective, it actually makes a lot of sense that Italian firms want to come to the US maybe before they go to emerging markets. Agnello Musella reminded us that today's conference is an integral part of a larger project. Tra l'altro questa missione è soltanto un momento, per quanto forse il più importante, dell'intero progetto che ha visto già attività fatte in Italia. A maggio 2009 è stato presentato il progetto. Siamo partiti in effetti da un numero di 200 aziende, poi man mano per passaggi successivi tutta la rete degli uffici ICE negli Stati Uniti ha portato gradualmente, attraverso una maggiore attenzione a quelle che sono le esigenze degli operatori americani, siamo arrivati a un numero di 25 aziende, quindi un rapporto 225 è stato tutto il lavoro fatto continuamente per arrivare a delle aziende italiane che una volta qui sul territorio americano avessero una controparte già pronta a iniziare un'attività di business. Adriana Sartor Cremaschi synthesized the enthusiasm of the Italian entrepreneurs. Gli Stati Uniti ci sono molto vicini per cultura, per tradizione, molte aziende sono dirette da italiani, quindi c'è anche una comunanza, se vogliamo, culturale di fondo. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti comunque restano il mercato numero uno e che per i prossimi 50 anni, da un punto di vista tecnologico, continueranno ad essere il numero uno. Ci faceva piacere collaborare e agganciare i numeri uno. Christopher Clement confirmed that Italian companies have many reasons to be enthusiastic to come to the US. Italian investment is actually poised to grow dramatically in the United States because of where we are in the business cycle. So everyone is aware that globally there has been a bit of a slowdown in the global economy, but if you look at it in terms of business cycles, this is actually a wonderful time for many Italian firms, regardless of size, to look at the United States in a new light. There are a lot of opportunities here, so we actually expect Italian investment to increase in the next few years.